Serie A tutte le partite sono difficili. Io mi ricordo che parlavamo del Carpi dopo la prima di campionato e tante persone magari dicevano ma vabbè, col Carpi era facile, ma il Carpi ha perso al 90esimo con l'Inter e se l'arbitro gli avesse dato rigore forse avrebbe anche vinto, quindi le partite facili non ce ne sono. Il Bologna è una società che si sta strutturando, hanno cambiato tanto, hanno investito tantissimo e quindi ovviamente hanno bisogno di un po' di tempo. E credo che abbiano un grandissimo futuro prossimo, però adesso magari stanno pagando un pochettino questo cambio. È ovvio che noi dobbiamo pensare al nostro e cercare di portare a casa i 3 punti. Sappiamo che non sarà facile, ma siamo anche carichi e preparati. È un posto dove sono stato in una maniera favolosa, per me era il primo anno in Serie A, era tutto nuovo. Sono arrivato lì da Fiorentina, il tifoso della Fiorentina che non è proprio il massimo, ma la gente mi ha voluto bene, bene davvero, questo lo porto sempre con me. Sono stato anche vicino a tornarci e sarei stato contento di questo qualche anno fa. È ovvio che loro adesso hanno un futuro completamente diverso in confronto a quando c'ero io, perché quando c'ero io si veniva da una società che prima aveva venduto, poi un altro presidente che dopo 6 mesi è scappato e abbiamo rischiato il fallimento, poi è arrivato un altro presidente che ha avuto problemi fino all'ultimo, ha rischiato il fallimento, quindi c'era una situazione completamente diversa. In compenso c'era una squadra che si era legata in una maniera incredibile alla città e alle persone che lavoravano lì, e io loro li porto tutti nel cuore, li sento, so che loro hanno la stessa opinione di me perché spesso mi chiamano, e quindi è una città composta da gente meravigliosa, perché penso che i bolognesi sono persone meravigliose che ti danno tantissimo, e sia io che la mia famiglia lì abbiamo lasciato un pezzettino del nostro cuore. Sono 3 ragazzi che facevano parte di questo gruppo e Angelo, vabbè, d'agosto ho già parlato un po' di volte, è un ragazzo che dire meraviglioso forse si dice poco, è un portiere molto spesso sottovalutato e sono contento che possa aver fatto un campionato ottimo l'anno scorso, alla fine è stato lui con le sue parate decisive a avere grande merito nella promozione del Bologna. Per quanto riguarda Rizzo, ragazzo secondo me di prospettive incredibili, e c'è stata un'offerta importante, la Sampdoria ovviamente l'ha dovuta prendere in considerazione, poi Luca credo che per lui sia emozionante perché lui è comunque un tifoso della Sampdoria. Gasta l'avevo conosciuto in nazionale e l'anno scorso avevo un rapporto meraviglioso, lui ha fatto una scelta di vita capibile, anzi è stato onesto nel dirlo, però credo e spero, ma ne sono convinto, che domenica a tutti e tre, ma magari a Gasta in particolare, Marassi darà un saluto come probabilmente solo Marassi sa fare.